Buonasera dal TG6. In apertura parliamo di economia con il convegno organizzato da Banca Italia. Questa mattina a Pescara si è parlato dell'aggiornamento congiunturale dell'economia abruzzese. Secondo gli analisti si scorgono segnali positivi di ripresa, bene soprattutto l'automotive, la farmaceutica e qualche segnale positivo anche dal turismo. Ci racconta tutto Paolo Renzetti. Aumento delle vendite e della produzione, modifiche al rialzo della spesa programmata dalle aziende, crescita dell'export, lieve aumento dell'occupazione e miglioramento delle condizioni creditizie. Questo quanto emerso dall'aggiornamento congiunturale di Banca Italia presentato questa mattina a Pescara. Si conferma un moderato recupero dell'attività produttiva. Infatti ci sono dei settori del manifatturiero che ha proseguito la sua crescita e con una particolare attenzione ai mezzi di trasporto che rappresentano il grosso dell'esportazione dell'Abruzzo verso l'Unione Europea, verso gli Stati Uniti, verso l'Asia. Non mancano altri segnali positivi come la farmaceutica e qualche segnale positivo viene anche dal turismo. Le costruzioni, anche se si è manifestata una crescita delle compravendite di immobili, risentono ancora negativamente della scarsa attività per gli immobili residenziali. Comunque nel complesso si registra un recupero dell'occupazione anche a tempo indeterminato. Naturalmente la crescita dell'occupazione a tempo indeterminato si è rallentata con il termine degli incentivi a suo tempo previsto. Quanto riguarda il terremoto, invece, queste problematiche hanno influito, stanno influendo ancora sull'economia abruzzese? Ma sicuramente nella zona dell'Aquila, nella zona del cratere, sì, l'Aquila resta il più grande cantiere edile d'Europa. Però diciamo che nell'economia dell'Abruzzo non riesce a risollevare le sorti del settore da solo. Insomma. Ora ci spostiamo a Teramo, dove continua la conta dei danni del post-sisma di ottobre. Continuano i controlli dei tecnici, oggi un nuovo allarme, quello per il campanile della Chiesa dello Spirito Santo. Ci dice tutto Tania Bonnici Castelli. I controlli sull'agibilità degli edifici nel centro storico di Teramo fanno registrare un aggravamento della situazione complessiva della città, che esce seriamente martoriata dall'ultimo sisma di ottobre. A soffrire maggiormente sono stati gli immobili più rappresentativi, come per esempio la prefettura, l'ex manicomio di Porta Melatina. Chiusi quattro edifici di culto, l'Annunziata in Via Palma, San Domenico in Corso Porta Romana, la Chiesa di Cartecchio e lo Spirito Santo in Largo Proconsole. E qui la situazione si fa drammatica. Il campanile della storica chiesa, datata 1200, rischia di crollare sulle case sottostanti. Dovrà essere messa in sicurezza al più presto e non si escludono sgomberi forzati. Come si sta sotto un campanile che forse sta per crollare? A parte il campanile, la situazione economica del quartiere, diciamo che è un po' pesante. Il campanile sì, fa paura, però... In questo quartiere hanno chiuso una scuola elementare, la San Giuseppe, e questo vi crea dei problemi? Beh sì, indubbiamente a tutti. La cartoleria, c'è il forno, si vede meno gente girare, è un problema... Un po' per tutti. Vi hanno rassicurato sulla situazione di agibilità? Sì, sì. Ieri ci sono stati diversi pompieri, hanno messo in sicurezza la chiesa e adesso vediamo come va a finire. E continuano le ordinanze di sgombero conseguenti all'inagibilità degli edifici in altre zone di Teramo. In ordine di tempo gli ultimi 23 provvedimenti adottati hanno riguardato stabili nelle frazioni di Cavuccio, Valle San Giovanni, Villa Ripa, nel quartiere Villa Mosca e in centro storico nelle vie Comi, Milli e del Castello. Le ordinanze hanno coinvolto 23 nuclei familiari. L'inagibilità dichiarata per 3 ex edifici scolastici attualmente adibiti a sede di comitato di quartiere o parrocchiale a Cavuccio, Varano e Villa Pavone. Inagibile il centro di igiene mentale di via Nicola Palma. Il comune ricorda ai cittadini che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni che è ancora aperto il centro di raccolta notturna al Palabinchi, che ospita attualmente circa 30 persone. Dopo incarichi, un dirigente dell'ASL finisce nei guai. La Guardia di Finanza ha sequestrato 340.000 euro di compensi indebitamente percepiti. Daniela Rosone.
È stato scoperto un dirigente pubblico con doppio lavoro e sono stati sequestrati 340.000 euro di compensi indebitamente percepiti. L'operazione è del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, che ha eseguito un sequestro conservativo disposto dalla locale Corte dei Conti per un valore di 340.000 euro nei confronti di un dirigente dell'ASL numero 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, che ha svolto in modo continuativo e non occasionale una rilevante attività professionale privata, inizialmente senza la prevista autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e poi in difformità della stessa. Le investigazioni delle Fiamme Gialle hanno permesso di appurare che il dirigente dal 2007 al 2015, sebbene titolare di un incarico a tempo pieno, ha curato incarichi relativi a progettazioni, collaudi e direzione lavori nell'ambito della ricostruzione post-sisma, per conto di numerosi soggetti privati. Per diversi anni l'attività professionale extra-istituzionale è stata inoltre svolta in totale assenza della prevista autorizzazione da parte dell'amministrazione d'appartenenza, essendo stata questa richiesta solo nel 2012. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di appurare inoltre che dopo tale data il dipendente pubblico, sebbene autorizzato, ha continuato ad esercitare l'attività extra istituzionale con regolarità, sistematicità e ripetitività nei confronti di una moltitudine di committenti, non rispettando il limite dell'occasionalità imposto sia dalla normativa di settore che dalla stessa autorizzazione. La prevalenza dell'attività libero professionale esercitata dal dirigente in questione rispetto a quella pubblica emergeva inoltre dalla quantificazione dei compensi complessivamente percepiti. Rapportando le due diverse tipologie di introiti, risultava infatti chiaramente che l'attività extra istituzionale non fosse solo adeguatamente lucrativa, ma in alcuni anni addirittura prevalente rispetto a quella svolta alle dipendenze dell'ente pubblico. Pertanto il dirigente pubblico, esercitando in modo continuativo e non occasionale una rilevante attività professionale privata, inizialmente in assenza dell'autorizzazione dell'amministrazione d'appartenenza e successivamente in difformità della stessa, violava un precetto normativo ben chiaro che, sanzionando le condotte descritte, prevede anche l'obbligo di versamento del compenso indebitamente ricevuto dal dipendente pubblico su un conto corrente dedicato dell'amministrazione d'appartenenza per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività dell'ente stesso. Le investigazioni delle Fiamme Gialle facevano pertanto emergere un danno erariale patito dalle pubbliche finanze a causa dei mancati versamenti dei suddetti compensi da parte del dipendente per un importo complessivo di circa 335.000 euro. Tale danno, prontamente segnalato dai finanzieri alla magistratura contabile, cui vanno aggiunti interessi, rivalutazione e spese accessorie, è stato poi quantificato in 340.000 euro. Ed ora andiamo in provincia di Teramo con la cronaca. Un colpo da quasi 100.000 euro, quello messo a segno poco dopo le 9.30, i danni della gioielleria Palladini dei fratelli Valerio e Paola Scerne di Pineto lungo la statale Adriatica. Una rapina studiata nei particolari, portata a termine in appena 5 minuti, durante la quale un uomo, con la scusa di vedere un monile, è riuscito a farsi aprire la cassaforte, ad ammanettare il titolare, a far entrare il complice e svuotare lo scrigno di tutti i preziosi orologi in oro compresi. Sulla rapina stanno indagando gli uomini del commissariato di Atri, giunti sul posto poco dopo assieme ai colleghi della squadra mobile di Teramo per iniziare i rilievi, cercando di individuare anche eventuali impronte digitali. Ed invece è stato arrestato il fautore della rapina all'ufficio postale di Bagno. Si è fatto trasportare fino a lì da un taxi. Vediamo. 5.000 euro il bottino della rapina andata a segno ieri nell'ufficio postale di Bagno. A compierla un uomo di nazionalità marocchina che si è servito di un taxi guidato da un aquilano per scappare poi in direzione Avezzano. È la dinamica dei fatti raccontata dalla questura. Nella mattinata di ieri, verso mezzogiorno, un uomo di copertura robusta, armato di coltello e dal volto coperto da un passamontagna, entra nell'ufficio postale di Bagno, si fa consegnare la somma presente in cassa in quel momento, circa 5.000 euro, e fugge. Qualcuno nota però che l'uomo, uscendo dall'ufficio postale, correndo si dirige verso un taxi parcheggiato nelle vicinanze. A bordo di questo si allontana. Immediatamente partono le ricerche. Personale della squadra mobile inizia l'attività di indagine, sentendo i testimoni e visionando i video delle telecamere presenti nell'ufficio postale nelle vicinanze. Uno dei video mostra chiaramente l'arrivo in taxi dell'uomo, dal quale scende il marocchino, si dirige verso l'ufficio postale. Durante il tragitto si vede lo stesso indossare uno zuccotto, poi coperto dal cappuccio della felpa. L'uomo esce dall'ufficio postale qualche minuto dopo, si dirige verso il taxi e si allontana. Circa un'ora dopo l'accaduto, sull'autostrada 25, precisamente nell'area di servizio Montevelino Nord, personale della stradale delle sottosezioni dell'Aquila Ovest e Prato La Peligna nota due persone scendere da un taxi e dirigersi all'interno del bar. In virtù della segnalazione ricevuta, gli agenti controllano i due uomini, l'autista aquilano ed il passeggero, un cittadino marocchino residente all'Aquila con precedenti per spaccio di stupefacenti. L'autista riferisce le modalità con cui è stato contattato nella mattinata, il tragitto compiuto
chiudo con il passeggero. Agli operatori di polizia appare subito chiaro che il passeggero potrebbe essere l'autore della rapina compiuta alla periferia dell'Aquila. L'uomo viene accompagnato in questura per gli accertamenti e durante le perquisizioni personali e domiciliari si rinviene il coltello e numerose banconote di vario taglio. Alla luce del risultato delle perquisizioni, delle dichiarazioni rese dall'autista del taxi e dalle testimonianze acquisite, il cittadino straniero viene tratto in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria ristretto presso la casa circondariale dell'Aquila. E a Pescara si apre il dibattito sul piano regolatore portuale. Il Movimento 5 Stelle critica tutte le osservazioni del Partito Democratico. Consigliere Alessandrini, ieri avete criticato aspramente il progetto del piano regolatore portuale di Pescara, suscitando anche le critiche del Partito Democratico. Il perché di questi rilievi che avete mosso al progetto? Noi critichiamo questo piano regolatore portuale praticamente dal primo giorno in cui è stato presentato alla cittadinanza, al pubblico. È un piano che cementifica completamente la nostra costa, elimina i trabocchi, scambia le aree che sono dedicate ai pescherecci mettendoli in mare, costruisce delle banchine assolutamente inutili e che possono anche non essere previste pur mantenendo la funzionalità del porto. Abbiamo criticato ieri questo progetto perché oggi appunto sta passando in consiglio regionale e si è deciso di fare un'approvazione attraverso il consiglio senza aspettare il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. E inoltre si pensa di dover lavorare sulla via e quindi sulla valutazione di impatto ambientale spacchettando il progetto piuttosto che lavorando su un unico ambito, quindi valutandone l'effetto complessivo. Parliamo di un'opera di circa 200 milioni di euro, della quale fa parte anche il prolungamento dell'asse attrezzato, che quindi porterà certamente TIR, merci che soprattutto faranno la spola tra Pescara e Civitavecchia per portare avanti e indietro le merci che arriveranno da un porto all'altro. E ricordiamo al consigliere Balducci che ci ha risposto che l'asse attrezzato a Pescara si trova in centro città e che quindi le nostre osservazioni riguardano certamente la presenza di un traffico enorme e quindi di smog e comunque di elementi pesanti che oggi potrebbero essere tranquillamente spostati altrove semplicemente per un progetto che ha arricchisce alcuni ma impoverisce tutta la città. E restiamo a Pescara, dove questa mattina è stato presentato il nuovo piano sociale dall'assessore, dal neoassessore Antonella Allegrin. Assessore Allegrin, oggi state presentando il nuovo piano sociale del Comune di Pescara, quali sono le novità? Allora, innanzitutto la novità è che noi dobbiamo scrivere un piano sociale e oggi è il primo passo per scrivere questo piano sociale insieme a tutti gli operatori del privato, insieme alle istituzioni e insieme anche ai liberi cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco e poter svolgere questa attività di scrittura, che poi significa mettere in pratica il piano sociale regionale e fare in modo che nei prossimi 3 anni vengano svolte delle attività di carattere sociale e sociosanitario tendenti a migliorare la qualità di vita soprattutto delle persone, delle categorie, di quelle parti della nostra comunità che si trovano in condizione di maggiore fragilità. Un piano che vuole essere partecipato e condiviso. Noi infatti l'abbiamo definito Pescara sociale che include e che cresce. Include perché vuole proprio consentire la partecipazione a tutte quelle realtà che in termini di competenza, in termini di sensibilità abbiano la possibilità di mettere la loro parte e poi questo deve portare ad una crescita appunto del benessere collettivo. Pertanto l'invito è a tutti coloro che sentono di poter dire qualcosa, ad iscriversi ai tavoli di lavoro che si svolgeranno la prossima settimana, il 21 e il 23 novembre, possono farlo online, semplicemente indicando il loro nome e cognome e il tipo di settore nel quale vuole fare la propria parte, per poter poi portare all'attenzione del Consiglio Comunale e poi, una volta approvato dal Consiglio Comunale, all'applicazione e quindi all'investimento di tutta una serie di fondi, che sono fondi importanti dal punto di vista economico, che la Regione consegnerà agli enti d'ambito e quindi anche al Comune di Pescara. Nel giorno del suo 13° anniversario, il Comune di Penne ha deciso di intitolare una via cittadina ai caduti di Nassiriya. Qui adiacente alla caserma dei Carabinieri una via per i caduti di Nassiriya, proprio a ricordo del 13° anno dalla strage. Marco,
Esattamente nel 2003, il 12 novembre del 2003, accadde la strage di Nassiriya, nella quale perirono 19 tra carabinieri, militari e alcuni civili. A distanza di tanti anni noi riteniamo doveroso ricordare quelle persone che hanno sacrificato la propria vita ed è piaciuto a noi intitolare questa via perché è la via sulla quale insiste la caserma. L'arma dei carabinieri è un'arma sulla quale tutti gli italiani fanno affidamento e quando ci sono le classifiche delle cose più gradite dagli italiani sicuramente l'arma dei carabinieri è sempre al primo posto. Riteniamo che oggi sia molto utile inoltre dare questo esempio a tutti questi bambini che non erano ancora nati quando ci fu la strage di Nassiriya. Ma quello che ci tenevo a ricordare oggi è che i carabinieri a Nassiriya si trovavano per cercare di insegnare la pace. Ci sono tanti modi per descrivere le operazioni di pace all'estero. Ricorriamo molto spesso a espressioni in lingua inglese. La mia preferita, i ragazzi che hanno preso parte alle mie conferenze sulla legalità lo sanno, la mia espressione preferita è costruire la pace, perché la pace è un valore importante, grande, che si deve costruire dalle fondamenta, dal rispetto di chi abbiamo accanto. Conoscere e diffondere la cultura cinematografica nelle scuole. Dal 28 novembre al 2 dicembre ci sarà la seconda edizione della Settimana del Cinema G-Scuola. È la seconda edizione del festival dedicato alle scuole e ai film. In questo caso vengono dedicate attenzioni ai studenti. Quale sarà il programma e soprattutto l'obiettivo? Sono tutti film scelti per i ragazzi, dagli istituti comprensivi fino alle scuole superiori. Ci sono vari film, da Abbraccialo per me, Race il coro della vittoria, ma anche film per i più piccolini, tipo I pinguini del Madagascar. Quindi sono un po' film scelti per tutte le età, per tutte le fasce di età. Con un biglietto di soli 2,50 euro, insieme all'Associazione Nazionale Presidi Abruzzo e la Unitalsi, dedicheremo una parte del biglietto, quindi un euro, per la mensa della scuola di Amatrice. L'importanza di questa settimana perché il linguaggio cinematografico è parte essenziale ormai della letteratura, per cui non possiamo dire che il ragazzo sa leggere e scrivere se non sa decodificare un film, e noi facciamo anche montaggio video, montaggio dei film. Detto questo, questa settimana è importante anche per un momento associativo, tutte le scuole si riuniscono dando un segname culturale unitario importante. Quanto all'azione di solidarietà, le scuole subito hanno chiesto di fare, noi ci siamo agganciati, l'ANP nazionale, l'ANP Lazio, insieme con l'Unitalsi si è posto il problema, perché c'è sempre un po' di diffidenza in questi beneficenze, per cui la possibilità di portare personalmente la cifra ai dirigenti scolastici di Amatrice e di Arquata del Tronto. Già una buona somma è stata consegnata, raccolta nel Lazio, anche questa che raccoglieremo qui in Abruzzo sarà portata direttamente a loro per esigenze della scuola. Ora apriamo la pagina dello sport parlando del Pescara, una doppia seduta di allenamento per i biancoazzurri, terapie per coda, stop Caprari per sindrome influenzale, differenziato per Verre, Ghiomber, Mitrita, Baybeck, Fornasier, per quest'ultimo un possibile recupero, e domani seduta unica nel pomeriggio con inizio alle 18:30. Biancoazzurri ospiti di Cantina Tollo presso il centro commerciale Oscian Aeroporto con i calciatori Brugman, Campagnaro e Bizzarri. I calciatori sono a disposizione della stampa. Ora invece parliamo del presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che ieri era a Viareggio per il conferimento del premio presidentissimo per la promozione in Serie A della scorsa stagione. Di questo, ma anche del bilancio e del mercato del Pescara, ha parlato ieri nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Questa società, per quello che ha fatto in questi 5 anni di gestione, perché fare 2 promozioni, arrivare alla finale dei playoff, mettere in piedi una struttura da zero, solo per quello che sono i risultati sportivi, ma per quello che si costruisce intorno alla società di calcio, penso che questo sia il riconoscimento per tutto questo lavoro.
I conti sono veramente molto semplici da fare, perché il Pescara in Serie A prende 20 milioni di diritti, 3 ne lascia alla Serie B nel primo anno, e quindi sono 17. Se vuoi mettere che tra incassi ad essere larghi e marketing ne raccogli altri 7-8, fai 25. Ad arrivare a 35 ce ne mancano 10. Con 10 milioni in più in tasca il Pescara lotterebbe per l'Europa League. E al di là dei fondi, se ci sono o non ci sono, il mercato di gennaio poi va fatto sulla base di quelle che sono le richieste del mister, le caratteristiche dei giocatori che vuole lui, e poi bisogna capire se questi giocatori li devi comprare, li devi prendere in prestito, li devi prendere con un diritto di riscatto. L'importante è trovare i giocatori, poi sicuramente se troviamo quello che vuole il mister, i giocatori arriveranno a Pescara, quindi cioè il mercato purtroppo bisogna capire, ecco perché dico alle volte bisogna parlare con cognizione di causa. Il mercato secondo me si fa e qualche volta si può fare anche senza soldi. Arriveremo a dicembre, a fine dicembre, tireremo una linea, dopodiché sicuramente ci diremo ci serve un difensore e andremo a trovare il difensore, ma sicuramente c'è già chi sta lavorando in questa direzione. Però il mister vuole avere il tempo per valutare tutti quelli che ha al rientro di questi ragazzi che purtroppo un po' di infortuni hanno fermato, diciamo. Ed ora la Lega Pro con il Teramo. Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido a dirigere lo scontro salvezza di sabato prossimo tra Teramo e Ancona. Fiducia per il tecnico biancorosso Nofri, che tenta di recuperare il fantasista Carraro. A San Benedetto del Tronto invece ha debuttato il difensore Pietro Manganelli. Lo ascoltiamo. Ma senti, l'esordio è stato sicuramente bello giocare a San Benedetto, perché è una piazza importante, cornice di pubblico importante, quindi è una partita, è un derby, e i derby sono sempre partite particolari. Per quanto riguarda difesa 3, io sempre ho già giocato sia a destra, a sinistra era la prima volta che giocavo, di solito giocavo a destra, però non c'è nessun problema, io metto a disposizione e qualunque ruolo decide di farmi fare il mister va benissimo. L'importante è farsi trovare pronti e basta. Sono momenti difficili. In questo momento è facile dare giudizi, sparare sentenze. L'importante è non trovare alibi, non cercare alibi in niente, non trovare, analizzarsi, cercare di farsi un esame di coscienza un po' tutti, però senza farne un dramma, perché fortunatamente la classifica è corta, con 2 vittorie sei a metà classifica, sei nei playoff, quindi l'importante è ritrovare un po' di fiducia, un po' di serenità e cominciare a fare punti, perché senza quelli non andiamo da nessuna parte. È chiaro, Teramo è una piazza ambiziosa, è una piazza, siamo partiti per un tipo di obiettivo magari un po' diverso, però dobbiamo essere bravi e veloci a calarci nella mentalità, giocare partita per partita, e poi quello che viene verrà, se viene qualcosa in più meglio, l'importante è raggiungere prima possibile un certo obiettivo e da lì in avanti costruire partita per partita un percorso che può essere diverso anche da quello che è stato all'inizio. Immagino che per sabato ci sia un solo risultato. Per forza, obbligo, in casa, poi anche per il pubblico, per tutti, dobbiamo cercare di portare a casa una vittoria per loro, per noi e per la classifica soprattutto. E di Teramo si parlerà questa sera alle 21 nella trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella. Ora invece parliamo di basket. La Globo Interservice Scampoli mantiene l'imbattibilità dopo l'agevole vittoria di 83-45 su Taranto. Poco da fare per gli ionici guidati dall'ex coach farnese Putignano. Non conosce ostacoli la marcia della Globo Infoservice Campli, che supera senza difficoltà Taranto 83-45. Una gara letteralmente senza storie, che ha visto il quintetto di Piero Millina prendere il largo sin dai primissimi minuti, tanto da trovarsi già sul 19-4, a un minuto e mezzo dalla conclusione del primo quarto. Sulla panchina degli ionici c'è l'ex coach farnese Giovanni Putignano, che poco ha potuto per contenere l'esuberanza dei padroni di casa. Taranto è squadra giovane che fa leva sull'esperienza del Totem Chiacig, 42 primavere
e 13 punti nella serata del Pala Borgognoni, che però non hanno scalfito le certezze di Campli. Peraltro sotto le planche il duello di generazioni con Salafia, che ha risposto con una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi. Il secondo quarto è stato sostanzialmente interlocutorio e il divario all'intervallo quello maturato alla fine del primo quarto, più 14, 30 a 16. Nel secondo tempo il distacco si amplia in maniera esponenziale, Serroni e soci doppiano Taranto sul 50 a 25, trovano il più 30 sul 57 a 27 e chiudono sul più 38, una contesa nella quale coach Millina ha regalato minuti anche al giovane Scortica, che ha messo a referto due punti. A livello individuale il miglior marcatore è Bottioni con 17 punti, seguito dai 15 della coppia Gatti-Petrucci. Ci sono anche i 7 del giovane Norbedo. La partita chiude nel migliore dei modi una settimana contraddistinta anche dalle lodevoli iniziative sul sociale volute dalla società del presidente Impaloni, anche a sostegno dei cittadini farnesi in difficoltà per via del sisma dello scorso 30 ottobre. La Globo Infoservice resta così a punteggio pieno, a due punti di distanza dalla capolista Bisceglie e in attesa di recuperare il match con Senigallia. E domenica prossima esame tosto proprio in terra marchigiana sul parquet di Porto Sant'Elpidio. Il Pescara Pallanuoto perde in casa con la corazzata Catania per 8 a 16. L'allenatore Tommaso Cianfrone tuona per l'atteggiamento di alcune delle sue giocatrici, ma da questa settimana bisognerà cambiare registro. Ci dice tutto Paolo Sinibaldi. Si sapeva che anche questo ostacolo era molto molto complicato da superare, però all'inizio ci avete provato, poi peccato per quel terzo tempo in cui c'è stato un blackout. Sì, è da rivedere, soprattutto il terzo tempo. I primi due tempi abbiamo giocato come avevo chiesto, con alta intensità, massima copertura in difesa, avevamo imbrogliato la partita come avevo chiesto alle ragazze. Il problema rispetto anche alle altre partite, questa volta mi sento di dire soprattutto mentale, di capacità di leggere le situazioni, di avere una visione della partita soprattutto in determinate fasi delicate e alcuni atteggiamenti che da rivedere di alcune ragazze che in settimana mi sentiranno. Beh, ti sentiamo un po' arrabbiato, adesso c'è anche un periodo di pausa, quindi avrai modo di rivedere alcune cose, magari anche di colmare quel gap che il Pescara Pallanuoto forse si sapeva, lo aveva perché è partita un po' in ritardo rispetto alle concorrenti. Sì, siamo partiti in ritardo, l'abbiamo detto, però basta adesso, l'alibi è finito, stiamo lavorando, stiamo costruendo qualcosa insieme, però deve finire la mentalità del dire siamo partiti tardi, abbiamo avuto poco tempo, siamo una neopromossa, dobbiamo giocarcelo col coltello in mezzo ai denti, con gli occhi rossi avvelenati di voglia di fare, soprattutto in casa. Non c'è ancora, da parte di alcune ragazze non c'è ancora, valuterò io chi può darmi una mano in questa stagione e chi no. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.